credo che oggi abbiamo comunque raschiato l'energia che abbiamo nel barile. I ragazzi sono alcuni anche molto stanchi, credo si sia visto, qualche prestazione è stata inferiore rispetto a quello che abbiamo visto nelle altre partite. D'altronde i cambi in questo momento non ci sono, però ecco, diciamo che la parte più difficile per quanto riguarda le partite di quarta serie l'abbiamo fatta mettendo in campo qualità, rischiando anche qualcosina nel cambio con Peluso, che ancora al 100% però ha fatto un grandissimo gol. Credo che poi dopo abbiamo sofferto relativamente poco fino alla fine per subire un gol che devo riguardare perché non mi ha convinto complessivamente, però ti ripeto, non siamo riusciti, soprattutto dopo l'1-0, abbiamo avuto un paio di occasioni in cui forse dovevamo far più male, chiudere la partita. È normale che le motivazioni di Muravera, come avevo detto anche in conferenza stampa, li avrebbero portati a non mollare fino all'ultimo secondo, e questo è quello che si è visto. Un peccato perché volevamo regalare a noi la quarta vittoria di fila, al pubblico che comunque ha apprezzato l'impegno, ha apprezzato la volontà di questa squadra, e ci fa tanto piacere perché questo era uno degli obiettivi che avevamo e volevamo regalare una vittoria. Non ci siamo riusciti, ora cerchiamo di recuperare energie perché ne abbiamo bisogno, perché giovedì bisogna andare al muro contro una squadra importante e vogliamo fare una buona prestazione. Atteggiamento positivo è la cosa più importante. Abbiamo commesso soprattutto nel primo tempo troppi errori tecnici, non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco come volevamo. Un paio di movimenti che si erano provati non l'abbiamo fatti contro questo avversario e soprattutto nel secondo tempo, però a mio parere siamo entrati con la testa giusta e l'avevamo sbloccata anche nella maniera in cui si era pur detto. Il nostro obiettivo era non voler prendere gol e sicuri che la qualità dei giocatori davanti ci avrebbe portato al raddoppio. Ti ripeto, un grosso dispiacere, però bisogna anche riconoscere che ci è stata messa tutta quanta anche oggi. È la dimostrazione che siamo vivi, noi ci giocheremo tutte le nostre possibilità per arrivare dentro i play-out, e oggi è l'ennesima dimostrazione che ce la possiamo giocare, che nonostante al cospetto di una ottima squadra come l'Aquila, che nonostante sia una squadra giovane, ha tanti valori, veniva da tanti risultati positivi, quindi in fiducia, con entusiasmo, però credo che abbiamo avuto l'approccio giusto e nonostante le difficoltà che ci sono state anche oggi, che erano prevedibili, abbiamo, come ha detto lei, ottenuto un pareggio più che meritato, credo.